Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso. È una provocazione! La giunta delle elezioni ci ha proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti, anche di più, non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare, anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti. Le elezioni, secondo noi, non sono valide. In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà. Esiste una milizia armata, una milizia di parte, che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente... Erano i Balilla. È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla. Per voi hanno votato solo i disertori. In guerra dove eravate? Imboscati. C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile. Toppano! Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione. Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dall'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate. Concluda, onorevole Matteotti, non provochi incidenti. Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti mi seguo e non parlo. Ha finito? Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni. Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare. Io non ho offeso nessuno. Riferisco soltanto dei fatti. Ho diritto di essere rispettato. Onorevole Matteotti, se la vuole parlare può continuare, ma prudentemente. Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente. Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi e in qualche regione fino al 100% dei casi tutto il seggio era fascista. Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi. Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro? Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.